È arrivata anche la prima denuncia in provincia di Sassari per la violazione emessa ieri dal presidente della regione Solinas riguardo le misure straordinarie di prevenzione e gestione del coronavirus. Un pensionato che si trovava in vacanza a Mantova per passare del tempo con il figlio ha fatto rientro ad Usini, dove si aggirava indisturbato per il paese ed entrava tranquillamente all'interno di bar e altre attività commerciali, incurante dell'obbligo di quarantena pari a 14 giorni, nonché dell'obbligo di segnalazione al medico di famiglia e all'ASL competente del ritorno in Sardegna. Il pensionato, anche dopo essere stato invitato dai suoi compaesani e dai titolari del bar in cui si trovava, ha continuato a stare in giro per Usini. A quel punto sono allora intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato l'uomo, come previsto dall'articolo 650 del codice penale, che sanziona con una pena fino a 3 mesi di carcere e un'ammenda di 206 euro chiunque non rispetti un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene. L'uomo era tranquillo perché non aveva nessun sintomo, ma come già ampiamente spiegato, questo non basta per non contagiare il virus. La polizia locale nel weekend ha effettuato numerosi controlli per accertare il rispetto delle norme ministeriali richiamate dall'ordinanza sindacale del 5 marzo per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, noto come coronavirus. 11 controlli compiuti in vari locali nel territorio, di questi uno non rispettava la normativa, violando l'articolo 650 del codice penale. Sono stati controllati ristoranti, bar, circoli privati e locali di pubblico spettacolo. Il primo controllo, effettuato su specifica segnalazione in un noto ristorante della zona industriale in cui si organizzano anche spettacoli di danza, non ha evidenziato alcuna criticità. Infatti, all'interno del locale, che è una superficie destinata alla somministrazione e ai piccoli intrattenimenti di circa 300 metri quadrati, erano presenti 50 avventori distribuiti nel rispetto della distanza minima di almeno un metro tra loro. I controlli sono proseguiti in altri locali, che esercitano sia al centro sia in periferia. Sono risultate chiuse tutte le discoteche in città, a eccezione di una che peraltro è risultata pressoché priva di clienti. Al suo interno c'erano una decina di persone. In un circolo del centro storico era stata organizzata una festa privata, ma nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso ai circoli privati e un significativo contingentamento delle presenze, tale da permettere il rispetto delle prescrizioni di cui alle succitate disposizioni. Un esercente è stato invece denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. All'interno del locale, uno dei più frequentati bar del centro, nelle ore notturne si è registrata una concentrazione di persone tale da rendere problematica anche solo la possibilità di movimento tra gli avventori che stazionavano nel locale prevalentemente in piedi, gomito a gomito. I controlli da parte della polizia municipale, rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, proseguiranno. È ripartita stamattina, dopo uno stop di 9 mesi, l'intera linea della rete di Metro Sassari. Il benestare è arrivato nella giornata di venerdì dall'ente ministeriale preposto alla sicurezza USTIF, che ha consentito il definitivo via libera. Da domani il servizio avrà inizio alle 6.38 e terminerà alle 21.20. Sono previste 84 corse giornaliere svolte da 2 tram Sirio contemporaneamente in servizio. L'ARS ricorda come fu un camion con gru alzata a tranciare incidentalmente all'altezza di Porta Uzzeri i cavi di alimentazione elettrica del tram, danneggiando oltre 300 metri di linea. Nonostante la procedura di urgenza, la complessità dell'intervento e la mancata disponibilità sul mercato dei materiali di ricambio hanno portato ad un allungamento della riapertura. Il direttore di esercizio di Metro Sassari, l'ingegner Felice Mulas, ha ricordato che per poter eseguire i lavori si è addirittura reso necessario riaprire la specifica linea di produzione dei materiali di Metro Sassari del costruttore Alstom, e che per minimizzare i disagi ai cittadini si è lavorato nelle ore notturne. Questi lavori ci hanno dato la possibilità di accogliere la richiesta fatta dal sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, di facilitare il transito dei ceri votivi durante la festa dei candelieri. Per questo, ha ricordato l'amministratore unico di ARS, Chicco Porcu, abbiamo previsto dei dispositivi per il rapido stacco e riattacco delle linee aeree di alimentazione della metrotranvia, che consentiranno, conclude Porcu, il passaggio indisturbato dei ceri votivi, con uno
uno sviluppo verticale superiore ai 4 metri. Questo particolare accorgimento è stato predisposto nel punto dove i candelieri svoltano da Corso Vico in direzione della chiesa di Santa Maria. Stamattina, durante la ripartenza del servizio Metro Sassari, la polizia locale ha monitorato la linea con l'obiettivo di rimuovere all'occorrenza le auto eventualmente in sosta sulla sede metro tranviaria. In questo momento di emergenza dettata dalla diffusione del coronavirus in Italia, rispettare le norme igienico-sanitarie è di fondamentale importanza per la salute di tutti. Per questo, con le colleghe Federica Daga, prima firmataria della proposta di legge sull'acqua pubblica, e Ilaria Fontana, vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera, ci siamo attivate scrivendo ad alcuni gestori dei servizi idrici per chiedere loro di congelare i distacchi della fornitura dell'acqua programmati per qualsiasi motivazione per tutti i tipi di utenze. Una richiesta che estenderemo presto ai gestori di tutti i territori fino al termine dell'emergenza che sta vivendo il paese intero. È una misura di buon senso che mira ad assicurare a tutti i cittadini, senza discriminazione, l'accesso a un bene primario come l'acqua, che in questa fase è ancora più prezioso per mantenere standard igienici sufficienti a garantire l'incolumità pubblica. Sono le parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, Paola Deiana. Ci auguriamo che altri colleghi parlamentari accolgano la proposta e inoltrino una simile richiesta ai loro gestori idrici, così da far sentire in ogni regione l'urgenza di questo provvedimento, hanno sottolineato le deputate Deiana, Daga e Fontana. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto che su un bene come l'acqua non si potesse consentire alcuna speculazione e soprattutto che si dovesse fare il possibile per affermare in ogni circostanza il carattere pubblico. La difficoltà del momento, concludono le parlamentari, ci impone di pensare ai soggetti più deboli e di sollecitare sensibilità e senso di responsabilità per assicurare un servizio essenziale come la fornitura idrica senza eccezioni. In un mondo in subbuglio si tende a focalizzare l'attenzione sull'aspetto predominante. Inevitabilmente tanti problemi meno importanti passano in secondo piano. Per fare un esempio, è normale se la casa brucia non curarsi del fatto che la macchina non sia al suo posto. Ci sono persone che riescono ad avere una visione d'insieme, ma onestamente, tanti non lo fanno. In un momento di grande crisi come l'attuale, in cui si fronteggia un nemico invisibile, ma sempre presente, tante cose sfuggono. Si rischia di perdere il senso della quotidianità. Per dare concretezza è necessario non dimenticare ciò che ieri, e lo è ancora, era importantissimo. Parliamoci quindi di alcuni semplici cifre. In Italia, solo un anno fa, si potevano riscontrare dei dati allarmanti. L'osservatorio nazionale Wastewatcher di Last Minute Market affermava infatti che si sprecava ogni anno cibo per un valore di circa 16 miliardi di euro, pari all'1% del PIL. Secondo i dati, gli sprechi nella ristorazione erano il 21%, nella distribuzione commerciale il 15%, nell'agricoltura l'8%, nella trasformazione il 2%, ma il cibo si buttava soprattutto in casa. Il 54%. Ogni famiglia gettava nella spazzatura circa 145 kg di alimenti ogni anno, il 75% dello spreco complessivo di tutto il paese. Si buttavano per lo più frutta, verdura, pane, salumi, perché se ne acquistavano in eccesso e non si conservavano bene. È stato un processo lungo, ancora in corso. In questo lasso di tempo si è prestata maggiore attenzione. Si è constatato come, per far fronte agli sprechi, fosse necessario valutare, osservare, magari condividere. Oggi, pur sprecando sempre più del necessario, si possono verificare dei dati decisamente positivi che fanno ben sperare per il futuro. Per la prima volta, infatti, in 10 anni, lo spreco di cibo da parte degli italiani risulterebbe in calo. L'ultimo rapporto dell'osservatorio Wastewatcher di Last Minute Market prevede una tendenza per il 2020 del 25% in meno rispetto all'anno precedente. Questo è un esempio di come le cose possano evolversi in modo positivo. Si spera per tutto. Thank you.
I mufloni sono ormai scomparsi da queste montagne a causa dei bracconieri. Questo antenato della pecora, che fino ad un secolo fa era uno degli animali più caratteristici della fauna sarda, è oggi finalmente considerato una razza protetta. Gli esemplari che vediamo si trovano nella riserva forestale di Littos. Il maschio è grande quanto un bel montone, ha le corna ricurve, grosse e lunghe secondo l'età, che si può leggere nelle tacche o solchi di accrescimento ben visibili. Il suo manto, di colore marrone scuro, è interrotto tra l'autunno e la fine dell'inverno da una striscia di pelo bianco a forma di sella. La femmina è più piccola, non ha le corna ed ha il manto completamente marrone. Il cinghiale, su Polcrabu, è il re della macchia sarda. Il suo antenato, su Frommijalzu, chiamato così per la sua opera devastatrice nei formicai, aveva la testa più grande ed enormi zanne. Gli incroci con i maiali allo stato brado ne hanno modificato la razza. Il maschio è molto più robusto della scroffa ed ha una corazza naturale chiamata Suaddu e delle zanne poderose. È l'animale selvatico più cacciato. Il taglio dei boschi dalla fine del 1800 alla prima metà del 900 ha cancellato dalla Sardegna sia i boschi che i cervi, poiché l'uomo, sempre armato, uccideva legalmente i cervi sino al 1939. Nel territorio di Alà dei Sardi, l'ultimo cervo è stato probabilmente ucciso in località Suvrassu, vicino alla frazione di Sosonorcolos, mentre si può avere la fortuna di incontrare qualche magnifico esemplare di daino nella zona del cantiere forestale di Littos. Proprio tutto
sarebbe tutto e tutto, eppure non te stessa, che la solitudine, come il fulmine, se anche illumina, alle volte fa paura, e che il tuo amore non farà, non farà l'amore mai, troppo presto appassirai, come corre il tempo e i pensieri tornano a un'altra vita che aspetta te per chiudere. Presto appassirai, come corre il tempo, i pensieri corrono a un'altra vita che aspetta te per spegnere. I mercoledì del Conservatorio 2020, tutti i mercoledì fino a novembre, presso la Sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari, in piazzale Cappuccini 1, alle ore 20. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24, sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.